Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi Sporty Meeting 2024. Ma prima di cominciare, ricordatevi di mettere like e iscrivetevi al canale. A tra poco. Eccoci qua, 8:15 di mattina, San Zenone Ovest. Stiamo aspettando gli sportellisti lombardi perché da qua parte il serpentone di circa 300 moto per andare a Grazzano Visconti. E adesso si riuniscono tutti, briefing prepartenza. Briefing fatto, adesso si va a Grazzano. Lo Sporty Meeting è il raduno italiano della piccola di casa Harley, un sacco di moto presenti ogni anno e quindi... Cucù, teste di moto! Fra poco vi facciamo parlare direttamente con Paolo che vi racconta che cos'è questo Sporty Meeting. E ci sono già un sacco di moto in coda per il fotobanner. Ed eccolo qua Paolo, raccontaci di questo Sporty Meeting. Allora, siamo nel cuore, siamo in Corte Vecchia, stand Circle, al cui interno c'è un po' il meglio del mondo Harley Davidson Sportster del nostro paese, ma non solo, perché abbiamo preparatori che arrivano dalla Spagna, abbiamo preparatori dalla Svizzera, dalla Repubblica Ceca, e qua c'è un po' un mix tra preparatori, quindi professionisti, e appassionati. Proprio gli appassionati potranno concorrere a partecipare al contest e sono riconoscibili tutte le moto che espongono il tagliandino, sono dei privati, quindi perché noi ci teniamo che il contest sia solo per gli appassionati, semplici appassionati come noi. Il Borgo di Grazzano è stupendo, abbiamo previsto un village, una zona, un'area tematica dedicata al Pan America 250, il tempo tene, oggi c'è l'Italia-Svizzera, abbiamo previsto un maxi schermo. E grazie di essere venuti, Feneasi, e iscrivetevi al suo canale. E ragazzi, eccoli qua gli sportellisti lombardi nella corte di Grazzano Visconti. Certo, è un appuntamento a cui non possiamo mancare, anche perché sportellisti lombardi nasce proprio per raggiungere insieme il primo appuntamento di Sporty Meeting nel 2016. E da lì è nato tutto, quindi Sporty Meeting ormai per noi è un must. Arriviamo sempre in massa, partenza da San Zenone come ogni anno, anche quest'anno circa 300 sportellisti si sono radunati per arrivare in un unico serpentone qui. Quest'anno abbiamo messo in palio tramite un braccialetto numerato premi con il nostro partner Ceramic Pro Milano Ovest, quindi cerchiamo di ravvivare un po' la cosa. Se volete fare bordello venite sempre da noi e al nostro stand Grazzano Visconti Sporty Meeting, grazie sempre Due Cilindri per questo evento immancabile. E ragazzi, ecco qua Ceramic Pro che insieme a sportellisti lombardi quest'anno mette in palio un po' di ceramicature. Raccontaci un po'. Allora, quest'anno novità, faremo un bel contest, perché quando ci saranno le premiazioni praticamente estrarremo dei numeri vincenti, dove in palio abbiamo messo un trattamento basic
della durata di un anno per una sposter e poi un trattamento completo per un casco, ok? Bello, bello. E raccontaci un po' questa ceramicatura, cos'è che ci dà? Ah, allora, cosa vi posso dire? Tantissime cose, i vantaggi sono tantissimi. Quello che mi piace più dire di tutti è che non lavi più la moto. E questo ci piace, con tutti i moscerini che ci sono. Allora, non è che non si sporca, però tutto quello che rimane attaccato, una passata e via. Poi, vabbè, protegge dal sole, dalle intemperie, dai graffi soprattutto. Ecco, ecco. Ah, e poi, ovviamente, tutta la moto, non solo le parti della carrozzeria, perché resiste a 800 gradi, quindi anche su terminali, plastiche, borse, ceramichiamo tutto. Perfetto, ceramichiamo, grazie mille. Grazie a voi, ciao. Quante moto che ci sono qua oggi? E ragazzi, dopo gli sposteristi lombardi, anche quelli toscani qua allo Sporty Meeting. Ciao! Ciao! Ragazzi! Dalla Toscana! Siamo partiti stamani dalla Toscana, come ogni anno, siamo qui allo Sporty Meeting 2024. Anche quest'anno abbiamo fatto una nostra maglietta celebrativa con Dante. Bella! Ecco qua, uno che, insomma, la Toscana la conosce benissimo con una sua celebre frase: non può comprendere la passione chi non l'ha provata. Giusto. Effettivamente, chi non ha provato un Harley sa cosa si perde, insomma. Niente, come siamo un'associazione, una PS anche noi, siamo più di 700 membri, siamo circa 770, siamo in continua ascesa, ci piace girare la Toscana, ovviamente, in sella alle nostre sposte, ci definiamo un po' i custodi dello sposter. Certo, l'eredità della sposter che vorremmo che durasse a lungo. Noi lo sposter lo amiamo non solo perché era una moto molto duttile, ma perché ci piace tutto dello sposter: il bicilindrico, il rumore, tutto, la duttilità. Qui vi presento il vicepresidente Bartolomeo. Vabbè. E il presidente degli sposteristi Thomas Gorini, abbiamo uno dei membri fondatori insieme al presidente e vicepresidente, Nico e Gigi, sono anch'io un membro fondatore. E niente ragazzi, basta, ci stai facendo emozionare. Mi sto emozionando. Grazie. Eccoci qua ragazzi con i Lowlanders MC di Piacenza allo Sporty Meeting. Ciao ragazzi, siamo qua allo Sporty Meeting, conosciamo benissimo l'organizzatore Paolo e tutti i ragazzi del Due Cilindri. Abbiamo seguito subito questo evento qua nel momento in cui è approdato nella provincia di Piacenza, vediamo in ciò che fanno e noi come persone territoriali non potevamo mancare. Certo, grazie mille. Grazie a voi. E ragazzi, anche Metzler immancabile allo Sporty Meeting. Ciao, sì, siamo partner di Due Cilindri da tanti anni, siamo qui, siamo felici di essere qui, ci piace essere partner di questo evento perché è pazzesco, è bellissimo, è una location pazzesca e ci piace che tutti gli sportster montino le Metzler. Grande! E ragazzi, anche Welcome Riders allo Sporty Meeting! Ciao ragazzi, saluti da Mattia e da Max, detto Kimba. Vi aspettiamo al nostro stand con numerose novità nel nostro prodotto assicurativo. Ciao ragazzi, non perdete la promo dello Sporting Meeting qui a Welcome Riders. Ragazzi, guardate chi c'è, Simone Bastard Off Bridge, guardate cosa mi ha dato, un bellissimo cappellino che ovviamente metterò, nuovo brand abbigliamento che vedrete in giro per tutti gli eventi, poi anche sul sito, insomma lo vedete un po' dappertutto. Bello, veramente interessante, complimenti, insomma. Grazie mille. Figurati. È stato un piacere. Se vi piace, sapete dove trovarlo, vi metto in descrizione il link. E ragazzi, eccoci qua con Manuel, MC Custom Design, con una moto fantastica, raccontacela un po'. Ciao a tutti ragazzi, questa è un Nester 1200, è stata utilizzata, è una base cicana come aerografia. Per farla e realizzarla ho utilizzato un centrino, classico centrino della nonna, ve l'ho appunto appoggiare sulla carrozzeria, passato con l'aerografo con il nero, dopodiché su un base candy rosso è stato ricoperto e per dare poi le tonalità. Quindi tutti i dettagli che vedete di disegno dei fiori e dei rombi sono tutti derivati da un centrino. Infatti su quel cupolino un po' stile club style abbiamo dei rombetti che in realtà sono un centrino, cioè hai preso veramente un centrino. Cavoli, che lavoro, è veramente uno spettacolo e poi comunque un sacco di dettagli. Sì, esatto, poi ha tutta una parte floreale, questa invece tratti da uno stencil
classico, appoggiato sopra e verniciato. C'è tutta una base in metal flake, quindi è tutto brillantinato. Prima è stata data una base grigia, poi sopra un metal flake, quindi tutto un brillantino. È stata lucidata e dopodiché è stata fatta tutta la grafica e rilucidata di nuovo. Insomma, la tua prima moto completa, un gran lavoro, sì. Complimenti. Grazie mille. E ragazzi, ma chi c'è? Piffio! Ciao, ciao ragazzi, buona giornata. Aspettate, aspettate che arriva una cara amica, la chiamiamo Roberto Ferragni. Puoi girarti su te stesso, no, per favore? Puoi girarti su te stesso? Lei è la Ferragni e ovunque, qualsiasi podio, qualsiasi cosa, c'è Roberto. È arrivato il disturbatore. Roberto Paolini. Come te lo ricordi, Paolini? Giusto. Vabbè ragazzi, comunque vabbè, siamo qua, stavo scambiando le chiacchiere. Oltre che è arrivato il mio caro amico, sono con Dox Lorenzo D'Ossena e Marco Frino. Non sbagliate, sbagliano con Frino. Rifacciamo perché lui è... No, ma vai, stavo scherzando. Lui è Frino, fotografo, e Lorenzo Dox, un artista nell'ambito delle moto. E poi io... Non me ne volete, mi presentate voi? Certo. Mi presentate voi? È uno dei migliori. No, no, non ho sentito l'Evise. Il migliore customizer, bike builder, pluripremiato. Come cazzo parli? L'onorevole. Cosa vuol dire? Lo conosciamo, vince già troppi premi e quindi appare già troppo nei nostri video. Onorevole Piffius. Sono delle premiazioni che ci aspettano. Esatto. Me per eseguire delle fotografie. Un abbraccio. Io devo andare, magari. Deve essere premiato, ma non si sa. Ma non si sa perché? Io vengo a controllare. Andiamo a fare le premiazioni. Ciao. Ciao ragazzi, ciao. E adesso iniziano le premiazioni. Vince la moto numero 26 di Mirko Maranini. La moto numero 6 di Fiorello Meraviglia. La numero 51 di Gabriele Dedè. Alta di Paolo Frassile. La numero 47 di Francesco Tezzuani. Numero 57 di Aurelio Boccia. La numero 18 di Mattia Lattanzi. E quindi vorrei chiamare Agostini Calella dalla Spagna. Mari sul palco, Corrado Brandina. Numero 9 arriva dalla Svizzera di Mark Torrent. Allora... Numeri 19, 83, 84, aggiungeteci. Ho vinto, non mica mai niente, una cosa eccezionale. Bene ragazzi, questo video è finito. Ricordatevi di mettere like e iscrivetevi al canale. Alla prossima.